Ben ritrovati nella seconda parte di Moto Bazar. Come detto prima del lancio pubblicitario, la nostra bellissima pubblicità, è venuto a sedersi sul mio divano nero Roberto Poggiali. Ciao a tutti. Ciao Roberto, è veramente un piacere invece averti qui, anche perché Annina, io intanto ti chiamo Annina, minutina così, mi aveva fatto una crapa. Roberto, io so che sei un grandissimo professionista, sei, e qua non mi interrompere, definito, vabbè, diciamo uno tra i più importanti stuntman per quanto riguarda il mondo dei quad a livello europeo, ma se sei anche tra i più conosciuti vuol dire che sei anche tra i più bravi. Importante, conosciuto, bravo, cioè il nesso è quello. Tu non vuoi sentirtelo dire, ma... Non mi piace dirlo, però dai, lo spero. Spero che la gente mi appresti quello che faccio. Quindi. Io credo di sì, Roberto. Quando una persona è molto conosciuta, come lo sei effettivamente tu, è perché o ha molta visibilità, ma se ha visibilità di rimando è perché viene richiesto, perché questa persona sa fare il lavoro che fa. Che lavoro fa, Roberto? Pesante, eh? Faccio lo stuntman al quad e pratico questa disciplina da ormai 5 anni e... Ho lavorato nel settore europeo nei vari eventi più grossi come la Spagna o la Francia o il Qatar. Infatti. È una cosa che mi piace, è una passione. È una passione. Io stavo leggendo, perché tu hai anche il tuo sito, che hai iniziato, vabbè, a parte che leggo che sei dell'87, sto male solo per questo, classe 1987, io veramente me ne vado dietro le quinte. Che hai iniziato più o meno all'età di 13 anni ad avere un feeling con i motori, aprendo il gas sulle moto da cross. Sì. Ah, quindi sì. Sei un crossista, grande questa cosa. Allora, andiamo un po' a sbirciare. Noi nel frattempo avremo dei video bellissimi che tu gentilmente mi hai portato, ma che su YouTube si trovano perché è pieno delle tue evoluzioni spettacolari con grandi eventi, come hai detto tu prima. Però partiamo, perché uno decide di fare dal cross? Io penso sempre che si arrivi poi alle piste, non so, è una malattia mia personale, però in questo caso hai abbandonato le due ruote e sei sulle quattro. Esatto, sì. Con queste evoluzioni, da dove ti è venuta? È stato un cambiamento radicale, nel senso che non era una cosa programmata o pensavo di finirci prima o poi al quad. È stata una cosa che mi è piaciuta, facevo motocross, dopo varie cadute ho deciso di interrompere la mia carriera agonistica. C'era un motivo allora. E ho detto no, nel senso mi sono fermato per vari anni e poi ho fatto una scuola di stuntman e ho scoperto il quad, così dal nulla, provandolo con gli amici, ho visto che avevo delle possibilità e qualcosa che credi sì. mi dava la voglia e la forza di fare spettacolo e quindi ho provato. Divertente comunque. Divertente, sì. L'importante è divertirsi. L'importante è divertirsi sempre, poi il dare spettacolo per il pubblico, quello soprattutto. Capita mai, perché non è, adesso, io sono più abituata in questo programma a parlare, è vero, di velocità, di tasselli, comunque del mondo delle due ruote. Sul quad a me piace molto, vedo i grandi eventi, come ci sei stato anche tu, insomma, quello di EICMA, se vogliamo citare, 2013. È un grandissimo spettacolo, però non mi sono mai soffermata più di tanto, invece ho sbagliato, perché penso che l'impegno fisico vostro sia veramente pesante, cioè non so se c'è un allenamento dietro, una preparazione, vi fate male anche voi. Capita di farsi male, sono caduto anch'io anche 2 settimane fa, quindi capita. Però sei tutto intero. Quasi. Il gomito, ma guarda, ma ne so qualcosa anch'io di gomiti. Purtroppo. Ma lo porto dietro da 2 anni. È una cosa che capita, però si fa, mi dà soddisfazione, quindi tu dici, anche se ti fai male, comunque la passione è talmente tanta, la voglia è talmente tanta che dici, passi sopra. Sì, comunque preferisco fare una vita di spettacoli e magari 2 o 3 giorni di ospedale che una vita dietro una scrivania quello assolutamente. E non divertirmi, non provare quello che provo ora. Io ho una vita sul divano che una vita sulla scrivania. Sono d'accordo. Anna, io so che tu conosci molto bene Roberto, hai seguito i suoi spettacoli, ne abbiamo uno che recente, che so, tu ci eri stata e so anche Roberto, parliamo dell'evento dedicato al SICH. Dell'anno scorso, il SICH Day, dove ci saremo tutti e due anche quest'anno. Ah, tutti e due, tipo coppia? Saremo, la puoi portare sul quad? No, questa volta mi ha detto che io gli farò da modella per i suoi eventi, le sue esibizioni. Quindi l'ombrellina esiste anche nel mondo del quad? No, ma lì non è l'ombrellina. Proviamo a riproporla. Guarda, come mi corregge? E lì non è ombrellina, lì lui si fermerà, farà vedere le esibizioni della sua bravura e io farò da, si può dire? La cavia. La cavia. La cavia. Ecco. Sì. La cavia, quello che ho fatto anch'io una volta con, chi era? Ah, Paul Patrizzi, che lui invece era campione per quanto riguarda, esatto, per quanto riguarda le bike. Ritorniamo sul tuo mondo, grandi spettacoli, tu giri molto,
ti piace, hai dei problemi ogni volta che ti sposti con, magari, non so, confrontarti con dei piloti della tua stessa disciplina in altri paesi o tutti amici? Ma alla fine mi rendo conto che siamo tutti amici. Mi sono trovato anche a Parigi 2 mesi fa con Lorenzo ed è stato veramente una persona gentilissima. Lorenzo chi? Lorenzo, Jorge Lorenzo della MotoGP. Magari c'era un Lorenzo nel quad che io non sapevo, quindi un grande Lorenzo, ci fa piacere. Sì. Un grande personaggio che mentre parlavamo in spagnolo mi ha detto complimenti per quello che fai, è veramente pericoloso la tua disciplina, la mia. E lui va a 300 all'ora e è la mia pericolosa. No, ma è stato veramente una persona alla mano. Forse quello che fai tu probabilmente sei talmente abituato a farlo, come credo anche tu, no? Che lo vedi forse una passeggiata e poi di fatto invece chi è da fuori ci ammazza che cosa combina questo. Sì. Che quad hai? Perché le caratteristiche di un quad, non so, le cilindrate, io ammetto, te l'ho detto, non sono così colta sul discorso quad, quindi mi interessa. Che quad si usa per fare spettacolo? Allora, io adopero un Kymco Maxxer 300 e sono sponsorizzato dalla Kymco da ormai 1 anno e mezzo. Mi seguono in vari eventi e collaboriamo in Europa, mi aiutano, insomma, certo. Diciamo. Beh, quindi sponsor, è una cosa grossa per me. E niente, io mi trovo bene così com'è, nel senso che io l'ho preso, ho modificato pochissimo, l'ho lasciato quasi originale e mi rendo conto che la gente quando lo guarda dice ma che modifiche le hai fatte? Ah, nessuna. Sì, perché uno se l'aspetta. Nessuna, vero. Invece mi rendo conto che tanta altra gente modifica tutto perché non riuscirebbe. Se tu sei portato proprio per il quad. Mi sono abituato così e ho continuato. I quad io ogni tanto li vedo anche a Milano, un po' raro vederli, però si sono, insomma, possono circolare, sono targati, sono a regola. Che mezzo è? Cioè, mi incuriosisce, nel senso tu lo usi per i tuoi grandissimi spettacoli a livello mondiale perché giri molto, però lo vedresti come un utilizzo, cioè, lo scooter per dirti, no? È l'alternativa alla macchina e alla moto. Il quad potrebbe essere un'alternativa. Il quad è divertente, dà soddisfazione guidarlo anche in giro, puoi fare lo sterrato, puoi fare la strada, quello che vuoi. Magari con uno scooter avresti un po' più di problemi a fare dei fuoripista. Certo. Invece così è divertente, anche da guidare in strada mi rendo conto che nella zona Romagna c'è tanta... Tu ci vai? No, io ormai non... All'inizio sì, adesso ormai no, lo uso soltanto sì. E che mezzo usa invece Roberto Poggiali per andare in giro per la città? Io? No, uso il furgone. Il mio furgone. Aspetta, non mi scegli la macchina. No, il furgone. Moto? No, moto no. Non è che da cross ogni tanto, visto che avevi questa passione... Venduto tutto. Solo quad? Sì, ho deciso di specializzarmi in questo, concentrarmi solo su questo e non fare nient'altro, quindi anche qualcosa che magari potrei appassionarmi o tutto, ho cercato di escluderlo. E quanto tempo dedichi alla tua professione poi? Beh, diciamo, per allenamento, diciamo? Allenamento almeno una volta a settimana o due capita, quindi bisogna che riprendo, cerco sempre di fare le stesse cose, provarne di nuove anche cadendo. Certo. E dove le fai queste prove? C'è un Ho circuito. Un parcheggio di uno sponsor che me lo fornisce, quindi io quando voglio vado lì. Sì. Bravi. Hai avuto mai un pilota sogno? Nel senso, sai, magari si fa una disciplina e si ha un idolo. Tu l'hai mai avuto? Nel quad? Per quello che faccio io, no, perché alla fine non c'è veramente tanta gente che fa lo stunt. Ho avuto molta stima per Travis Pastrana. Grande lui. E l'ho conosciuto al Motor Show di Bologna. E è stata una persona molto alla mano, era in hotel con noi. E il giorno dopo abbiamo fatto spettacolo tutti assieme, quindi è stata una bella soddisfazione. Quindi Jorg, bravissima persona, che è vero, poi Jorg ultimamente secondo me si è poi anche un po' lasciato, è più simpatico, se la ride, scherza. Hai detto Pastrana, ottima persona anche lui. Un altro pilota che ti piace, che non ti aspettavi magari fosse così? Ne ho conosciuti tanti. In questi 5 anni mi sono reso conto che ho fatto vari eventi con Valentino Rossi, e Marquez, ho conosciuto tutti, soprattutto porto una gran stima ancora adesso per Marco Simoncelli, che ho conosciuto nel 2010 a un evento e è stata una persona molto alla mano e porto molta stima per lui ancora adesso. Infatti cerco di partecipare sempre ai suoi motoraduni, il 27 sarò a Coriano, il 27 aprile. Infatti me l'hai detto prima che noi potremmo anche pensarci con piacere, nel senso pensarci solamente trovare poi i tempi per fare le cose, di venire magari a seguire questo evento. È un evento molto bello, infatti l'abbiamo fatto l'anno scorso, ha funzionato, quest'anno lo riproporremo il 27 aprile con il giro nell'autodromo di Misano, faremo vari spettacoli, interventi di piloti. C'è un sito dove possiamo trovare queste informazioni? Sì, il sito è 58boys.it.
Ok, quindi noi andremo sicuramente a vedere. Invece per quanto riguarda te, per la tua professione, ti chiedo, capita magari che qualcuno ti chiami, cioè tu fai solo eventi di grande rilievo come ICMA, come può essere, non so, le varie fiere, o anche una cosa diversa, io magari voglio organizzare un evento e voglio uno spettacolo a prescindere dal contenuto, poi posso chiamarti come libero professionista e tu lo fai? Certo, sì, sì, sì. Quindi... diciamo che a me piace stare sempre davanti al pubblico, quindi qualsiasi cosa mi propongono è ovvio che va parlata e poi dopo si può fare. L'emozione qualsiasi più grande, cosa. L'emozione più grande dove è stata? In Italia, all'estero, l'evento che tu magari ti ha... Beh, un evento così grande e importante è ICMA. ICMA dà delle soddisfazioni incredibili. Bestiale. Sì, nel senso che la tribuna è strapiena, il pubblico è lì per te, quindi è grandioso. ICMA è una grandissima vetrina. Anche Motor Show di Bologna, che dà tantissime soddisfazioni. L'area 48 è sempre bello esserci. Infatti quest'anno riproporremo e ci saranno tante novità. Immagino. Sei seguito? Nel senso, tu hai... A parte sponsor, che è di grande rilievo tra l'altro, oh, loro hanno sponsorizzato anche me con la 6 giorni, grande UFO. E, hai delle persone che ti seguono a livello personale, cioè dei meccanici per il quad, per l'assistenza quando sei in trasferta? Sì, sì, ho Kaiti Moto che mi segue sulla parte della meccanica, ogni volta che c'è una rottura me lo seguono in tutto. Poi ho Rossi Liagia che mi segue le grafiche, quindi appena fa una caduta, un minimo di rottura, subito lui mi ripropone tutto, me lo disegna al computer, quindi cioè, è una cosa completa che mi seguono. E sul fatto di abbigliamento, UFO, quindi, queste cose. Il concetto è uguale a un pilota, insomma, il pilota ha un team, ha un'assistenza, esatto. Agli sponsor, quindi se domani arriva uno sponsor che ti offre qualcosa di più, anche tu ci penserai, immagino, come beh, tutti. Sono fedele ai miei, nel senso che se ogni anno mi riconfermano, io sono sempre contento e spero di renderli felici, quindi hanno la priorità. Però sai, una persona che ha visibilità, che ha capacità, soprattutto che è bravo, viene visto anche da altri marchi, non si sa mai nella vita, eh? Non si sa mai, è ovvio, non si sa mai nella vita. Roberto, io ti ringrazio tantissimo. Magari se potremmo fare un About You, che è un altro tipo di format dove andiamo un po' a scoprire non solo la persona pilota, ma la persona come essere umano, io sarei molto contenta. Magari se c'è un evento dove ci riusciamo a beccare. Certo, se posso ospitarvi. Adesso partiremo con il nuovo video 2014 Kimco, quindi partiranno le riprese per vari weekend. E poi dopo avremo vari eventi d'aprile, maggio, giugno, dopo quindi pian piano andiamo sito. Avanti e vi invito a visitare sempre il mio sito quadevolution.it per rendervi conto di ciò che faccio e seguirmi nelle date. Lo faremo con molto piacere. Anna, mi dispiace perché ho chiacchierato più con lui, t'ho lasciata lì. Mi sembra più che giusto. Comunque tornerai a farmi compagnia. Assolutamente. Magari anche Roberto, adesso io ci provo, adesso vediamo se riusciamo un'altra puntata a averti come ospite e continuiamo a parlare di questo bellissimo mondo. A tutti voi grazie per essere stati in nostra compagnia, un beso e ci vediamo giovedì prossimo alle 22, non mancate.